Ci troviamo davanti alla sede dell'Avis di Sciacca, siamo con il dottore Paolo Ferrara. Ce ne siamo occupati già qualche giorno fa, però la situazione che riguarda le donazioni all'Avis di Sciacca, così come presso altri centri Avis, le donazioni del sangue in generale, fanno registrare un momento di particolare difficoltà perché la gente è preoccupata per l'emergenza coronavirus. Però adesso il dottore Ferrara ci spiegherà come effettuare la donazione del sangue non costituisce alcun pericolo, anzi, come tutto il procedimento, a partire dall'accesso dei donatori nella sede Avis, viene effettuato in completa sicurezza. È così, dottore? Assolutamente sì. Le attuali normative previste dal decreto in atto prevedono che la donazione venga effettuata in totale e completa sicurezza per il donatore. Tengo a specificare due cose. Innanzitutto, il primo timore che ha il donatore nel approcciarsi alla donazione è quello di poter infrangere le attuali leggi di restrizione. La donazione del sangue è stata inserita nell'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità tra quelli che sono gli stati di necessità sociosanitaria e quindi la donazione non può essere bloccata. Il donatore, qualora nello spostamento dal domicilio presso l'unità di raccolta dovesse essere bloccato dalle autorità preposte, rilascerà un'autodichiarazione dove appunto dichiarerà di spostarsi dal proprio domicilio all'unità di raccolta per la donazione e una volta che si troverà qui nell'unità di raccolta, dopo aver effettuato la donazione, gli verrà rilasciata una certificazione che potrà esibire qualora richiesta. Quindi a livello normativo la donazione è assolutamente accettata e anzi è assolutamente necessaria. E poi c'è l'aspetto molto più importante che riguarda la sicurezza della donazione. Per quanto riguarda la sicurezza della donazione, secondo le attuali indicazioni da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, attraverso l'organo di controllo che è il Centro Nazionale Sangue, vengono fatte in totale e completa sicurezza. Innanzitutto è stato vietato l'ingresso dei donatori dall'interno dell'ospedale. L'accesso all'unità di raccolta può essere effettuato soltanto esternamente, dall'accesso esterno, per capirci quello attiguo al parcheggio, in modo tale che il donatore non si trovi all'interno dell'ospedale in potenziale situazione di rischio. Prima di entrare, il donatore deve essere monitorato per quello che riguarda la temperatura corporea. Quindi con il termoscan che abbiamo in dotazione misureremo la temperatura corporea del donatore. Qualora il donatore dovesse avere una temperatura corporea superiore ai 37 gradi, verrà allontanato dalla struttura e ovviamente poi contatterà il medico curante. Per quanto riguarda poi l'ingresso all'interno della struttura, prima di entrare il donatore oltre la temperatura subirà la sanificazione delle mani, quindi daremo per capirci i presidi di sanificazione. Soltanto in quel momento il donatore potrà accedere alla struttura e i flussi, ripeto, secondo le attuali normative, verranno garantiti su fascia oraria e su prenotazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il donatore non potrà, o meglio, se vorrà venire spontaneamente, se verranno rispettati i flussi, potrà accedere alla struttura, altrimenti dovrà attendere all'esterno della struttura. Questo perché? Per garantire tutte quelle che sono le distanze minime di sicurezza tra un soggetto e un altro. Questo perché la donazione deve essere sicura non soltanto per donatore, ma anche per il personale sanitario e associativo che si trova all'interno della struttura. Forniamo un po' di dati. Prima di questa emergenza, per ogni settimana quante sacche mediamente voi raccoglievate presso il punto di raccolta di Sciacca e quante invece al momento attuale? Allora, attualmente la situazione ha assunto dei contorni che non esito a definire quasi drammatici, perché mediamente le sacche di sangue raccolte sull'unità di raccolta si aggirano intorno alle 80-90 a settimana. Per quello per cui siamo arrivati oggi, la media è di circa 3-4 donazioni al giorno. Questo cosa comporta? Comporta una depauperamento ovviamente delle riserve e delle scorte di globuli rossi soprattutto, che sono comuni a tutte le regioni d'Italia. Non è un problema confinato alla nostra città. Questa situazione, ripeto, è drammatica dal punto di vista della gestione delle scorte di sangue perché? Perché in condizioni normali, quando ci sono delle aree in cui c'è carenza di sangue, per una legge di compensazione sia regionale che nazionale, le sacche di sangue da centri
maggiormente approvvigionati potevano essere spostati a centri che ne avevano necessità. Ad oggi, essendo la penuria di sangue comune a tutte le regioni d'Italia e comune ovviamente anche alla nostra regione, questi sistemi di compensazione non possono essere applicati e quindi in pochissimo tempo le scorte di sangue si esauriranno. Ecco dottore, per scendere ancora più sul concreto, soprattutto per i non addetti ai lavori, partendo da quest'ultima frase, a breve, andando avanti così, le scorte di sangue si esauriranno e questo è un problema che può essere risolto con una buona e ragionevole condotta da parte dei donatori in particolare. Ecco, quali problemi, per quali patologie, ecco, ricordiamo per cosa viene impiegato anche con riferimento al presidio ospedaliero di Sciacca, ma a tutti quelli verso i quali è orientato il sangue che viene raccolto a Sciacca. Il farmaco sangue, perché il sangue ad oggi, secondo le attuali indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un presidio salvavita. Viene utilizzato per le terapie trasfusionali salvavita per soggetti che hanno patologie ematologiche come per esempio la talassemia o la trepanocitosi, che hanno costantemente bisogno di trasfusioni, e altresì viene utilizzato per tutte le patologie oncologiche di tipo oncoematologico e non, per gli interventi chirurgici, soprattutto quelli in urgenza, e per tutte quelle terapie di supporto ad altre situazioni similari a queste che necessitano delle trasfusioni di sangue. Ad oggi le indicazioni da parte ovviamente anche del nostro, della nostra ASP di riferimento sono quelle di attivare soltanto i percorsi d'urgenza, ma la trasfusione di sangue è anche questo un percorso d'urgenza. Noi ringraziamo il dottore Paolo Ferrara, speriamo che quanto lui ha detto contribuisca a sensibilizzare ulteriormente la gente, in particolare chi prima effettuava normalmente e periodicamente una donazione di sangue e che invece adesso si è allontanato.